Guardo l'ultimo governo, sicuramente si sono fatti molti più interventi nei confronti sia dell'industria che del commercio. In particolare il nostro gruppo opera sia nel ramo industriale che in quello commerciale, dalla riforma del diritto del lavoro all'industria 4.0, a anche una serie di snellimenti in ambito burocratico amministrativo. Naturalmente è ancora un piccolo passo, quindi chiediamo al prossimo governo che vada avanti in questa direzione e che sempre più si mettano le aziende al centro dell'agenda politica dell'esecutivo. Perché investire al sud? Ad essere sinceri, probabilmente no in termini oggettivi, ma noi che siamo legati a questo territorio crediamo nelle infinite potenzialità che questo possa esprimere e che potrà esprimere nel medio lungo periodo, sebbene sia per tradizioni che per difficoltà oggettive, soprattutto da un punto di vista infrastrutturale, ci sono territori sicuramente più favorevoli agli investimenti, ma noi non ci scoraggiamo e andiamo avanti lungo la nostra strada e lungo il nostro percorso, il percorso che abbiamo tracciato e che vede forti investimenti proprio qui al sud, in tutto il sud.